Bello sapere che a Misano si stanno svolgendo le prove ufficiali del Gran Premio e io invece me ne sbatto perché ho a disposizione Frankie che cortesemente ci regala un po' del suo tempo. Sono venuto a trovarlo nei suoi bagni meravigliosi, la sua dolce moglie, compagna di vita lì davanti a noi. Frankie, ti trovo con grande piacere, sempre in straforma, nella tua Misano. Mi è cresciuto un po' la pancia, onestamente, Si vede, però quel bianco l'hai messo apposta che snellisce. snellisce il Certo, bianco. l'esperienza. Diventiamo anziani, ma diventiamo più furbi. Poi Frankie. non mi giro perché la maglietta dietro dovrebbe avere la percentuale della società che ho in essere, che è l'1%, perché logicamente il 99% Giusto, è sempre così, no? Nella vita come nel è mia moglie. lavoro. Senti, Esatto. Frankie, innanzitutto ti chiedo perché non sei in autodromo a vedere le prove? Non parto dalla storia, partiamo dall'attualità. Allora, vedere le prove degli altri penso di essere uno che dà fastidio, perché gli altri stanno lavorando e io non lavoro più. Magari me le vedo in televisione, le posso commentare, le posso giudicare, ma essere là non puoi essere da tutti nello stesso momento, quindi è una cosa che non avrebbe nessun senso. Cioè, o vado in qualche curva a vederli come girano, ma poi mi tengo per me chi va piano e chi va forte, così. In televisione è un po' più facile perché li vedo tutti nello stesso momento e via. Devo essere sincero, questo weekend mi hanno chiamato anche perché dopo, fra poco dovrò andare su in circuito, finite le prove, perché devo incontrare un mio vecchio rivale che è Sito Pons. E dobbiamo fare una tu per tu molto simpatico. E dopodiché la Dorna vuole farmi un'intervista, cosa che io con Dorna fino ad oggi non ho mai avuto a che fare, perché quando loro sono arrivati in MotoGP io ero In già in Superbike. Superbike e quando io ho smesso, dopo poco loro sono diventati anche possessori del Mondiale Superbike. Mi fa un enorme piacere che mi abbiano chiamato. Io mi sono distaccato un po' da questo mondo perché non riuscivo a trasmettere la mia passione agli altri, ai ragazzi giovani che cercavo di allevare. E quando vedevo che tutto il mio impegno non mi dava indietro le stesse soddisfazioni che mi dava quando guidavo io, ho detto, nella vita c'è tante cose altre da fare, quindi non per forza devo essere in un campo. Continuo a guardare le gare, soprattutto MotoGP, Superbike ho fatto parecchia fatica per 2 o 3 anni, onestamente non ho visto una gara perché anche tutto questo cambio di formula così, forse io sono troppo vecchio, mi ha dato un po' fastidio, nel senso per me l'evento era la domenica, ore 12 prima manso, ore 15:30 seconda manso. Questa per me era la Il format Superbike. era quello. Hanno cercato di modificare, adesso stanno riprendendosi un po' con la Superpole Race, però il fatto di avere questa gara al sabato non tiene impegnato, secondo me, per troppo lungo tempo i tifosi. I tifosi una volta avevano la vecchia formula era che in 4 ore vedevano 3-4 gare perché c'era la Superstock, la Stock, poi c'eravamo noi alle 12 e poi dopo c'era la Supersport e poi dopo c'era di nuovo la gara 2 nostra. In 4 ore e mezzo vedevano quattro Meno super gare ricco. ed era un evento che andava in un attimo. Ora spostare una famiglia, il sabato c'è una gara, la domenica mattina c'è un'altra, la domenica pomeriggio c'è un'altra, penso che debbano rivedere qualcosa. Per cui fammi capire, non le guardavi più, hai capito se era un po' più di rimorso per non far più parte di un... È una cosa che è No, successa anche a me, Frankie, dal punto di vista televisivo. Io ho avuto la hai stessa ragione. No, io ho sensazione. avuto questa O si dice proprio che sensazione. non hai più ritrovato la vostra Superbike, cioè quella fatta di piloti straordinari. Non so se c'entra anche il livello dei piloti. No. Reputo Jonathan Rea un bravo pilota, reputo altri bravi. Il fatto di dire che sia tutto nella direzione che non ci sono personaggi, anche Sykes io ritengo che sia un personaggio nel suo modo di essere, non è vero. La Superbike ha sofferto secondo me anche molto
uno dei punti può essere appunto il cambio di sviluppo del regolamento, cioè del sabato, della domenica, sì, di queste cose. L'altro sicuramente è il fattore economico europeo, mondiale, che se hai visto tutte le aziende motociclistiche hanno avuto un grosso colpo gobbo, nel senso non riuscendo più a vendere. Il tifoso della Superbike era quello che andava a vedere la propria moto e si innamorava anche del pilota stesso, quindi era facile, oppure anche di un rivale della propria moto, però con caratteristiche, con carisma. Adesso non è più così, perché cosa vanno a vedere? Vanno a vedere uno show, e io ho visto che in tante gare purtroppo non ci sono più persone a vedere, mentre ad esempio una formula come il British Superbike continua a fare tanti, certo, tanti spettatori. Non ti nego che qua a Misano Aslam dormiva in uno dei miei appartamenti, mi ha dato 4 passi, io li ho dati a delle persone della mia spiaggia. Non sono mai andato su, nemmeno il giovedì. Ma questo perché? Perché fai fatica a seguire il... No, perché non ti interessa. Non saprei cosa andare a dire. Perché vado? Ah, ok, perché vado io a vedere? Io qua sto bene. Adesso, perché Dorna mi ha chiesto. Altrimenti non saresti su. Neanche andato su in circuito. Faccio fatica, non mi sento utile, quindi mi sento chili di peso. Ma secondo me questo però è comprensibile, no? Il tuo stato d'animo, però non è assolutamente così, immagino, la tua esperienza. Mi dispiace che tu non abbia avuto indietro dai giovani quello che hai dato, ma questo voglio capire perché. Per colpa dei giovani, per colpa delle generazioni che sono cambiate, o è cambiato solo il mondo? Io non voglio essere quello che critica perché il mondo è cambiato, però secondo me il mondo è andato un po' troppo avanti. Avremmo bisogno di ritrovare un attimo dei fondamentali, perché poi andando così a 300 all'ora tutto quanto nel mondo, è una bolla che, come succede in tutti gli ambienti, è una bolla che alla fine esplode e si ritroverà. Forse anche questo fatto che mi abbiano cercato quelli di Dorna per cominciare a mettere magari interviste come me e altri piloti del tempo passato, forse ritrovare un equilibrio che porti un attimo un livello un po' più basso, un po' più accettabile anche delle persone. Non nego che qua c'è una marea di gente in questo evento. Però per la Superbike non è lo stesso. E un'altra cosa che volevo dirti, per quanto ancora seguo le prove, a volte 20 minuti fa stavo guardando le prove, ho visto Iannone fare 2 curve e c'era di fianco a me il mio più grande tifoso, che è ancora lì che guarda le prove. Lui ha fatto 12 Gran Premi su 13 tante volte nel Mondiale Superbike, mi seguiva ovunque. È un ragazzo che abita vicino a casa mia. Io ho visto 2 curve di Iannone e ho detto: con la moto sistemata così non può che cadere. 3 curve dopo è caduto, con l'anteriore come avevo detto. Ho detto: ma si vedeva che la moto non era sistemata. E questo non voglio prendermi dei meriti, però probabilmente ancora conosco qualcosa. Iannone è in forte difficoltà, probabilmente non riesce ad impegnarsi, oppure ha delle cose che lo distraggono. Secondo me lui si è bruciato del potenziale con delle scelte che ha fatto. Mi dispiace, perché alla fine è anche un amico, cioè reputo amico, di conoscente, ecco. Però insomma non lo vedo molto bene. Senti, parecchie cose anche su quello che hai detto di Jonathan Rea, però prima voglio capire questa cosa di Dorna, che oltre a farmi molto piacere mi fa riflettere. Pensi che in qualche modo Dorna si stia rendendo conto che questa Superbike non ha più degli uomini simbolo? Perché Johnny evidentemente fatica, no, ad assurgere a quel ruolo lì, no? Il ruolo che avevate tu, che aveva Troy, che avevano i pezzi Johnny, da 90. Johnny è un iperprofessionista, messo in difficoltà nella prima parte di stagione dalla supremazia di Bautista e della Ducati.
Non è stato gestito bene, secondo me, la seconda parte del campionato da parte di Ducati e Bautista stesso, quindi non darei tutta la colpa a Bautista. In certe gare dove era estremamente in difficoltà sul bagnato, è facile parlare dopo, dico, però forse avrebbe fatto bene a raccogliere solo punti, a limitare i Stai parlando di danni. Alvaro, giusto? Poi parli di Sì. Gianni, ok. Johnny è micidiale, cioè lui è riuscito a cercare di mettere pressione sul regolamento, sul fatto che non c'era più battaglia, così, però non ha mai tirato indietro, cioè non si è mai messo in secondo livello. Quando c'era da far secondo, faceva secondo, ha fatto anche dei terzi, dei quarti. L'hai visto qua a Misano quando ha fatto quella caduta con cappottata di moto e l'ha raddrizzata e è ripartito, è arrivato al traguardo. Quarto, mi sembra, se non sbaglio, è uno che è tenace e è riuscito in 3-4 gare a mettere in difficoltà, a ribaltare lo svantaggio in vantaggio, perché aveva 60 e rotti punti di svantaggio, ne ha più di 80 di vantaggio. A lui non glieli togli questi punti, questo è Dici il non è punto. Alvaro. Mentre Alvaro qualcosa ha girato storto. Ma Johnny, tanti dicono, però se non avesse avuto quella Kawasaki lì, voglio dirti, è giusto che lui sia là nell'Olimpo, no? Dei piloti superbike come te, come Carl Fogarty, Ma come Davis. allora, Ai no. vostri tempi lui sarebbe stato lì? Sì. Sì, Ok. secondo me sì, è forte, guida veramente bene e quando fa il cambio di ritmo, soprattutto il cambio di ritmo soprattutto lo vedevi l'anno scorso, perché impostava la gara in una certa maniera, conservando le gomme, poi quando era ora lui cambiava ritmo e lo vedevi. Quest'anno ha cercato di mettere in qualche gara, la gara corta, Super Pole Race. Ha cercato di mettere Bautista veramente alle corde, ostacolandolo, scarenandolo per provargli la febbre, no? Bautista ha reagito sempre bene, aveva una potenzialità che se ne andava, una superiorità, perché lui guidava bene, premetto, era l'unica Ducati che stava Che là andava davanti. così, sì. Chas Certo. Davis era in difficoltà. Ora, ultimamente Chas si è messo un po' più a posto. Ma fa fatica, ha fatto fatica Alvaro. L'ultima l'ha vinta e penso che sia un Però po' non tardi. dominando più come dominava all'inizio, per cui c'è da Esatto. capire, e per questo dico, tu conosci Ducati, l'ambiente Ducati, meglio di chiunque altro, sembra che però in qualche modo facciano. Non dico apposta, ma rischiano a crearsi dei problemi anche quando, no, possono in grado evidentemente di dominare. Allora. Quest'anno in MotoGP fanno un po' più fatica, però in Superbike chi avrebbe scommesso che Bautista perdesse? Adesso non è ancora finito, magari No, lo vince, però no, ti saresti immaginato che poteva essere 80-90 punti dietro? io con 60 punti di vantaggio e come era la situazione, Ciaone a tutti, l'avevo eh. già data Questo ha aumentato l'interesse nella Superbike perché Ria ha ribaltato in 3-4 gare completamente la situazione. Ma in Ducati cosa succede? Perché c'è questa Allora, tendenza? anche questa tendenza che Alvaro cioè, abbia firmato in Honda per il prossimo anno, lo stesso discorso è successo con Lorenzo lo scorso anno. Lorenzo, una volta firmato per Honda, si è liberato di un peso e ha cominciato a vincere delle gare. C'è qualcosa, secondo me, che alla fine forse non è troppo facile guidare per la Ducati. Lo vedi Danilo. Petrucci ha cominciato bene, andava bene in Pramac, ha cominciato bene quest'anno, adesso secondo me si è perso per la strada. E ha la moto ufficiale, se avesse il Pramac potrebbe dire, ah, se avessi l'ufficiale. E non è più così, cioè l'ufficiale ce l'hai e va usata. C'è qualcosa che probabilmente non ti fa sentire. Ma cos'è pressione? Cosa può essere? Io penso che molto derivi da questo. Stoner stesso è stato il primo Prima diciamo vittima, no, di questo tipo di ad pressione. avere questo tipo, ma Stoner era così. Il libro di Stoner io non l'ho mai letto, però glielo potevo scrivere io. Perché finché un pilota si diverte, un pilota come me, come lui, come altri, finché si diverte e non ha a che fare con tutto quello che
il contorno dei media, diciamo che cercano di metterti il pepe. Certo. Abilissimo in queste cose, Valentino, a mettere pressione sempre agli avversari, finché non ha trovato uno che la pressione gli è stato capace di mettergliela un pochino. No, è stato capace di usare le stesse armi e dargli contro. E adesso è dura perché l'età vale a 40 anni, io ho vinto la mia ultima gara a 40 anni e penso e spero che domani vinca lui. Sì, chi vedrà la trasmissione registrata, perché questa rimarrà poi, okay, stiamo parlando del Gran Premio di Misano. Ok, spero e mi auguro che la vinca lui e gli auguro che non sia l'ultima, come è successo per me, però mi farebbe piacere perché l'ho vinta proprio qua, a Misano, a 40 anni, lui a 40 anni, sarebbe, non dico un doppione perché reputo lui molto più alto di livello di me, però un aneddoto molto interessante. La vittoria a 40 anni è stata diversa dalla prima vittoria che hai ottenuto quando avevi non mi ricordo quanti, cioè cosa è cambiato cosa cambia nel pilota di 40 anni? È stata una gara particolare perché sono partito a sorpresa di tutti con una gomma diversa, un intermedio posteriore e un rein anteriore. E ho fatto rimescolare le gomme io sull'allenamento di partenza, sono uscito dai box con la rein e poi ai 5 minuti il mio capo tecnico Brigaglia mi ha chiesto cosa vuoi fare e io gli ho detto intermedio e lui mi ha guardato negli occhi come per dire vecchio pazzo, cosa dici? Sei pazzo, vecchione. E mentre andava ai box parlava con gli altri meccanici, oh, lui deve sempre fare tutto diverso dagli altri. Tardozzi, ai 3 minuti, quando abbiamo tolto le termocoperte, è corso dalla Conia e Toslan a dirgli che io avevo l'intermedia. Mi ero imposto di andare. Poi il vantaggio mio era che facendo il bagnino qua, un po' il vento, un po' queste cose. Sapevi dove guardare. Ho detto: per me non piove più e potrebbe andare asciugando. E mi sono imposto di andare piano 5 giri perché nella mia carriera ho buttato via 4-5 gare già vinte per questi motivi, giuste le scelte ma troppa fretta. E allora dopo 5 giri ho detto buona, adesso vedo la traccia leggermente più sotto, non la devo sbagliare. E poi ho cominciato a recuperare. Quando pensavo di essere in testa passo dai box e mi viene esposto il cartello secondo meno 15 a 10 giri dalla fine. Dico porca miseria, me ne è scappato uno. Io non l'avevo guardato tutti quelli che avevo passato, cioè ero indietro come i meloni. Fatto sta che ho cominciato, la mia nonna era morta una settimana prima e lei era la mia prima tifosa, mi diceva vai piano ma vinci, quindi forte quanto basta. E da lì, da su, mi è arrivato l'input, spingi. E ho spinto, 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 a metà dell'ultimo giro gli sono passato davanti. Chi era quello là in fuga? La Coni. Che con l'acqua lui andava bene. E quando eravamo sul podio, dopo ho vinto la gara, ho fatto mezzo giro, l'ho distaccato, logicamente, sul podio mi ha detto, sapevo che eri te bastardo che arrivavi. No, è stato bellissimo, anche se a 40 anni molto, molto efficace. Una vittoria importante in un team privato ancora. Per questo forse ancora più bello. Il bello era che quando vincevo io nella Superbike era come se vincessero tutti i team privati. Davo la speranza a tutti i team privati di potercela fare. Adesso non voglio esagerare, però gli inglesi fecero un gruppo di inglesi fece una canzone. E me la cantavano quando venivano dentro i box, dentro il paddock, e mi cantavano There is only one Frank Keely, come per dire ce n'è solo uno che fa queste cose. E sempre adorati, loro ancora adesso mi adorano. Penso che a gennaio mi hanno chiamato a fare testimonial di un evento per 2 giorni in Inghilterra.
11-12 gennaio devo andare in Inghilterra, cioè io ho 13 anni che ho smesso, ormai dovrei essere nel dimenticatoio, no, il mito. Invece continuano a chiamarmi e questo mi fa piacere. Già incredibile, vuol dire che hai lavorato, hai rischiato, hai vinto, hai sofferto, ho dato il cuore, hai pianto, però la gente se lo ricorda. E pianto molto. A te piaceva piangere, mi ricordo, tu eri uno... Non è che mi piaceva, mi emoziono facilmente. Okay. Mi emoziono facilmente, quindi ho pianto più per emozioni che per dolore. Qual è stata la vittoria che ti ha fatto piangere di più? Vittoria, non sconfitta. Se c'è stata una vittoria, io mi ricordo di averti visto piangere. Non è durante la vittoria che ti viene il pianto, perché lì hai l'adrenalina e tutto. È quando la racconti, perché sei riuscito in qualche cosa che ci hai provato oltre il limite. Quindi questo ti porta a raccontarne in un momento che dici non è possibile che ci sia riuscito. E questo è il punto dove... ti sfoghi. E poi ti spogliavi di brutto, Frankie, tu ti ricordi? Avevo caldo fino a... No, arrivavi in mutande, al parco chiuso. A Monza, ho fatto anno per anno. Il primo anno che ho corso a Monza ho 20.000 spettatori, il secondo ce n'era di più, l'ultimo, quando mi sono spogliato completamente c'erano 100.000 spettatori. Mi ricordo. E ogni volta che arrivavo a Monza il mercoledì entravo con il motorhome, c'era già i tifosi fuori e mi chiedevano cosa ci lanci quest'anno alla Ascari. Ho detto adesso prima facciamo la gara. Poi il bello era che anche quando sono caduto in parabolica in una gara 2 c'erano i miei amici alla Ascari e tutti aspettavano che io lo stesso, anche se ero caduto, andassi alla Ascari. Questa è una cosa che mi fa un enorme piacere, ok? Non voglio paragonarmi a quelli della MotoGP, però nel mio piccolo una cosa che mi fa un enorme piacere. E quando mi sono spogliato tutto, ho tirato via completamente, sono tornato con le mutande e il paraschiena. E avevo la sicurezza, prima di tutto. E avevo programmato l'anno dopo di provare a organizzare una gru che quando arrivava alla Ascari prendeva la moto e simbolicamente la metteva in mezzo al pubblico, soltanto che dopo me la doveva dare indietro, sennò mi squalificavano. Sì. Sai com'erano i miei rapporti con la federazione? Sempre abbastanza tesi. Ero sempre dietro squalifica, addirittura un anno perché litigai nella riunione pre-partenza del mondiale. Litigai con Claude Dany e gli dissi prima di fare i regolamenti devi interpellare chi deve rispettare questi regolamenti, che siamo noi piloti, io, Corser, Fogarty, tutti, ci devi interpellare tutti e poi prendi le decisioni. Lui non lo fece, io come lui apri bocca lo mandai a quel paese, mi alzai e uscii dalla riunione. Domenica mi sono preso 3 right through. Stop and go, allora era stop and go, cioè dovevo fermarmi per 3 volte, la terza volta che sono entrato in box ho mostrato il dito medio e dopo mi volevano fare storie di tutti i generi, volevano che pagassi una multa e io dissi guarda non abbiamo soldi come team per venire alle prossime 2 gare, se mi squalifichi 2 gare fai anche un piacere. Allora si sono riuniti un attimo e hanno detto se manca anche lui dal gruppo cosa facciamo? E ha tramutato la squalifica di 2 gare in 10.000 franchi svizzeri. Ho detto non hai capito, non abbiamo i soldi. 5.000, ho detto siamo al mercato. Alla fine, non ho pagato niente. Io. Tu hai parlato di team privati, il sogno, no? Comunque c'è sempre stata questa cosa, no? Per un team privato vincere, battere gli ufficiali è sempre stato un problema. Però ogni tanto succedeva, sì. No? In Formula 1, forse è finita prima quell'epoca lì, in MotoGP... Formula 1 è più sofisticata, in MotoGP è già tutto molto ufficiale. Certo, adesso Superbike, non è neanche più un sogno, è proprio una chimera. Superbike, penso che l'unico ultimo aiutato molto sia stato Cieca che ha coronato... Era già passato qualche anno, vero? Sì, sì, sì. E adesso come adesso
si è creato uno step ancora più grande, soprattutto dovuto all'elettronica, a queste cose. Cose che una volta l'elettronica eravamo noi. Io mi ricordo l'ultimo anno che ho corso con un'elettronica fatta un po' in casa, diciamo, sono andato 2 giorni in Qatar a provare, a riprovare. Penso che il primo giro che sono uscito ci ho messo 6 minuti a fare il giro perché c'era il controllo tutto bloccato, non andava avanti ste moto. E dopodiché, dopo un giorno, quasi alla fine del secondo giorno, io davo gas e volevo che la moto andasse a appoggiarsi sul cordolo, così. La moto magari consuma meno, e poi era artigianale, quindi c'è anche questo da considerare. La moto magari consuma meno le gomme, però non gioivo. Alla fine dei 2 giorni gli ho detto: mi fate un piacere, staccate tutti i fili, mi mettete 2 gomme nuove e adesso vado a divertirmi. Un secondo e mezzo più forte. Detto, con la gestione elettronica del polso. Io consumerò la gomma, però così mi diverto. Certo, certo. È cambiato, magari io... Il VDV, 2 anni fa, mi hanno dato un V4 da girare, di quelli stradali, mi hanno detto: guarda che la frizione la usi solo per partire. Ho detto: sì, ciao. Quando vado in staccati io la uso. L'ho usata per un giro, per due, poi mi hanno detto: proviamo. Mi hanno detto così: te tiri via la marcia, fa tutto da solo. Dalla sgasata, ti accompagna. Cioè, non capisco se stai godendo a dirmelo o non se sei un po' triste. Sono tutte cose che devo fare io, con la sensibilità della frizione in mano. Lo sviluppo, ho fatto sviluppo per gomme, per frizioni, per... è finito tutto, perché adesso lo fanno tutto al banco prova e te lo danno e deve andare te bene. Te lo danno e va bene così. Poi dopo l'elettronica te l'aggiusti un pelo, ma è soprattutto il tuo ingegnere elettronico che ti deve capire come vuoi le situazioni e aumentare. Praticamente al giorno d'oggi non è più un meccanico il pilota. Una volta eri anche meccanico per essere un bravo pilota, adesso forse sei più ingegnere. Sì, anche perché puoi andare a dire al tuo ingegnere: guarda che fa così così, ma poi leggono la telemetria e dicono: guarda che non ha capito niente, facciamo qualcosa. Matteo Flamini, ad esempio, l'ho svezzato io. Il primo anno della sua carriera l'ha fatto con me, quando ero col Gattolone. E alla fine dell'anno aveva imparato molto. E Grisini gli offriva un posto nella squadra ufficiale e lui mi disse: io però non voglio andare via da te. Ho detto: vai subito. Sono occasioni che non devi perdere, sei giovane. Poi pian piano vedi cosa è diventato, certo. È diventato bravissimo. Senti, ho bisogno che tu ci aiuti a decifrare una dichiarazione che ha rilasciato Dani Pedrosa in via informale a un nostro caro amico, del quale chiaramente non dico le generalità, su Stoner e su Marquez, perché Dani ha corso chiaramente con tutti e due. Sì. E dice: sono molto simili, no? Sono due bestie pazzesche, vanno super veloce, però lui ha detto una cosa interessante sulla quale io non avevo mai riflettuto, non c'ero mai arrivato e neanche ci sarei arrivato. Stoner correva contro se stesso, cioè lui dice voleva andare in moto, non gli interessava che ci fossimo in pista io, Valentino e tutti gli altri, mentre Marquez, che va altrettanto forte, poi non so se vogliamo dire uno più forte dell'altro, non lo so, corre contro gli altri. Cioè lui dice: Marquez entra e si tara, lui sa esattamente come va Valentino, come vado io, come va Dovizioso, e lui sa che su ogni gara deve tararsi su quell'avversario. Cioè sono due stili veramente molto diversi. Allora, ci ritrovo per Stoner, e Marquez invece non immaginavo, Stoner, pensavo fosse più simile. Stoner, se te lo ricordi, 125-250, lui lottava veramente con i denti per avere la miglior prestazione, per avere proprio un cannibale di quello che doveva dimostrare di essere il migliore. Marquez è così anche lui, però negli ultimi anni ha fatto un cambiamento enorme, ha avuto il tempo di poter cambiare. Stoner ha perso, per secondo me, sensibilità propria, carattere proprio, ha perso questi stimoli e allora ha deciso di far basta. Marquez, in un'età un po' più giovane, leggermente più giovane di Stoner, ha fatto dei passi da gigante, ma li faceva anche lui con incoscienza,
se vedi adesso, ok, continua a cadere, è caduto anche adesso nelle prove libere, nell'FP4, però corre in una maniera diversa. Mentre prima correva e subito all'inizio voleva andare in testa e scappare, provare ad andare in testa e scappare, adesso valuta. E poi se può, agli ultimi 4-5 giri, fa l'accelerata e poi fa la differenza. È maturato, cioè ha messo da parte, c'ha, cos'era, 26 anni, ha già vinto praticamente, penso che questo qui sia il suo 8º mondiale, non puoi dirgli niente, cioè ha avuto sempre l'approccio importante, l'ha vinto in una maniera e l'ha vinto in un'altra, l'ha vinto con l'irruenza e l'ha vinto con la testa. E probabilmente mai con la miglior moto dell'otto, giusto? Allora, se vogliamo, tutti dicono ah, la Honda va, però l'unica Honda che va è la sua, ma non perché è tarata diversamente, perché lui è costruito tutt'uno, spesso, oggi non è riuscito, però spesso salva la moto perché lui è compatto, è una parte del telaio sopra la moto. È una mia convinzione questa che dico adesso. Secondo me Marquez con la Ducati farebbe un pelo più fatica. Se gli scappa l'anteriore, per me lo perde. Lui l'anno scorso non diceva così, però ai suoi confidenzialmente, allora, diceva: mamma mia, quella moto quanto va, no? Riferito alla ma Ducati. Quest'anno va anche la sua. Quest'anno, se valuti, va forte anche la Honda, il rettilineo. È proprio una capacità di curva. Cioè la Ducati, lui violenta questo anteriore nella Honda. E quindi a volte quando gli scappa, gomito, ginocchio, cerca di salvarla. Ducati è più doviziosa, da quant'è che lo dice? Quando vengono fuori due o tre problemi che non riescono ad avere i risultati che vogliono, l'ha detto in una dichiarazione che quest'anno è 4 anni che dico che la moto non curva. E se la forza è curvare, probabilmente salti, no? E avrà dei vantaggi in certi punti, ma degli altri tipi di svantaggi in certi altri. Quindi è un compromesso. Ma quell'altro, vantaggi o non svantaggi, lui te lo devi aspettare. Ha perso 2 gare da signore nelle ultime 2. I signori sono stati anche gli altri. Dovizioso e Rins hanno fatto 2 cose... spettacolari, veramente. Ok, però lasciano il segno in Marquez, no? Le sconfitte lui, all'ultimo, esatto, giro, contro all'ultima lui, curva. Dopo c'è stato chi ha tentato di punzecchiarlo dagli studi di Sky e gli ha detto: ma hai perso a uno ring da Dovizioso, perdi qua da Rins. E lui in quel momento lì ha avuto un sorriso un po' più tirato, perché è bravo anche nel dare le risposte sorridendo sempre, cercando di essere sotto controllo. Ma lì l'hanno preso in un momento che era ancora caldo di gara e ha detto: ma i 78 punti mi danno più fastidio 78 punti di vantaggio. Per cui tu lo rivedi un pochino, perché in una delle recenti trasmissioni di Paddock, proprio qui da Misano, è stato detto che Valentino e Marquez, quando si guardano allo specchio, vedono l'altro, no? Cioè Marquez vede Rossi e Rossi vede Marquez. Allora ti ritrovi in questa cosa? Secondo me, quello che dico io, se Valentino vede Marquez, lo vede un po' come un incubo. Sì. Se Marquez vede Valentino, lo vede come un maestro. Ed colui che ha fatto la storia nel motociclismo in una certa maniera. Le sue ambizioni sono di battere chi ha fatto la storia. Certo. Quindi sono 2 modi di vedersi allo specchio diverso. Giustissimo, bella questa interpretazione. Ti chiedo invece in chiusura, prima di lasciarti andare all'intervista della Dorna in circuito, Lorenzo, proprio in questi giorni, adesso se vedete la replica chiaramente saranno cose già successe, però sembra veramente, da quanto è stato detto in una diretta ieri sera, che Jorge sia prossimo al ritiro. Le indicazioni che ci arrivano proprio di un pilota stanco che non ha più voglia, non è che lo fa perché sta male fisicamente, la sensazione ce l'avevamo già da inizio campionato, quando nella presentazione il nostro Manuel Pessino dalla Spagna lo ha visto grasso, e quando ti dicono guarda che sta gordo, no, è un brutto segnale all'inizio della stagione. Poi evidentemente gli incidenti e tutto il resto hanno inciso, però
forse è un pilota dal quale ce lo aspettiamo, no? È un pilota che al primo anno disse: io ho avuto paura di morire, lo disse a me personalmente dopo una caduta tremenda. Basta, cioè uno se non ritrova la capacità se si sente appagato, se non si sente più motivato, queste sono le cose e non trova più il divertimento, Basta. basta. Se invece si rilancia per un'ennesima sfida, adesso sai, Puig non è, io ci ho corso contro, gli davo paga, quindi stava buono. Però Alberto è un personaggio che è crudo, hai capito? Cioè, non ha molte remore né per Pedrosa né per Ovaio. Scusa, lui non ha neanche un osso di maiale, non gli ha fatto un trapianto, è una leggenda o un osso di maiale in una gamba, credo. Questo Non non lo lo so, sapevi, prova a non lo chiedergli. so, non lo so. So che è stato causa di un. Io l'ho tamponato a Donington perché stava andando a 0 all'ora Boom! Lo dietro a un scollamento, dosso eh. che c'è il tornantino. Stava per cominciare a piovere, io tiravo come un'ostia e sono arrivato giù, erano tutti là fermi e l'ho preso e mi sono spaccato io il dittone del cambio e quindi non ho corso io, Ah, ha corso lui e lui ha corso, il fermo. a Donington che io massacro Mamma mia, quel praticamente fermone lì. tutti. Per Per cui ci sta, come Corghe se non ha più lo adesso stimolo. ci sta, però non vorrei fosse una formula per rompere il contratto con la Honda perché ha altri interessi. Lui è c'è stato, sono tutte parole di giornale, c'è stato un interessamento da parte di Pramac, che poi Pramac ha firmato per Miller. Posso dirti che mi hanno confidato, per fortuna non è venuto? A Lorenzo? Per fortuna non è venuto. Sì, dopo lo Avevano impari paura di che sempre. firmasse, questo pensa che. Può essere vero e può essere non vero. Perché se uno arriva, poi vince, Sì, te zitto, muto. zitto e muto. Non penso che sia il suo caso adesso, perché è in forte difficoltà, però dovesse ritrovare il divertimento, cosa che, quanti anni ha? 34, lui Guarda, 32? non lo so, l'anagrafica non è il mio forte come tante cose. Se ritrova motivazione, divertimento e stimoli, perché forse si sente appagato di tutto quello che ha fatto, cioè qua uno dei problemi è che si è sempre cominciato prima a correre. Allora uno quando ha fatto tot anni in un certo ambiente, poi vede che appena fa qualcosa di male tutti gli remano contro, si dimenticano. Io te lo dissi anche in una trasmissione 2 anni fa, quando non andava con la Ducati, ho detto tutti si dimenticano di quello che lui ha fatto. L'ha fatto con Yamaha, come si è liberato di un peso lo scorso anno, ha cominciato a vincere le gare. Allora, a tanti pesa questo tipo di situazione dei media, di quello che sono le considerazioni che chiunque possa dare in quel determinato momento che io posso essere in difficoltà e mi vogliono uccidere. Cioè, prima mi porti su per poi uccidermi. E questo l'ho provato anch'io nella mia carriera, poi sai cosa facevo? Andavo a culo col mondo. Cioè, non mi interessava più niente di nessuno e facevo solo quello che Che era ti il mio faceva star piacere e bene. della mia squadra. Basta. Certo. A me, quando io andai in Superbike, perché il team nel 93-94, l'unico anno che ho avuto un contratto biennale, nel 94 a febbraio il team mi disse che non aveva le possibilità di correre, e quindi lì andai a cercare qualche posto, nessuno me lo diede, e io mi sono sentito, ho provato il vero valore della mia vita, zero. Cioè, finché facevo comodo, Cioè per gli altri dici, praticamente il valore della vita per gli esatto. altri. Allora, da lì ho cominciato a ragionare un po' diversamente, sono stati 6 mesi duri, ho cominciato a far famiglia, e poi fortunatamente qua in spiaggia da me veniva Franco Farnè, dal nonno di mia moglie, quindi Farnè veniva qua e gli dissi, andava sempre in prima fila e gli dissi, ascolta, ma mi fai provare una di quelle moto? Perché io pensavo che la Superbike fosse una moto di seconda. Quando me l'ha fatta provare, ho detto, cazzo, ma Lui ti disse cioè, subito sì, te la faccio provare sì, subito. Ok. vedo io di Dove? fartela Dove? provare, a Mugello. Mugello. Allora sono andato a provare, mi sono trovato bene, ho detto, ma è una moto da corsa, non Per cui è è nata un. qui la storia di Superbike, è nata Sì, qua, in prima fila dei Magni prima Romina. fila, Franco Farnè, sua moglie, erano qua, poi dopo c'erano degli altri personaggi importanti anche attorno a Farnè. E
A 14 anni io, allora, la vita della mia famiglia è cominciata qua, con mia moglie. 89 l'ho conosciuta qua. E dopo, ma io già in questi bagni che erano di suo nonno, venivo che avevo 15 anni, 14 E lei anni. l'avevi già, quanti anni No, avete di differenza? sei. Io Sei. l'ho docchiata quando io avevo 25 anni e lei 19. Quando era diventata, insomma, Più ricca, interessante, voglio dire. No, eh? interessante, era una bambina quando tu ne avevi 15. No, mi hanno detto vai a Misano, sposa la Magnani, sei a posto. Tu l'hai fatto! L'ho Hai dovuto fatto. combattere però per... Con i suoi nonni, più che altro che i suoi nonni. La nonna era Il d'accordo. nonno no. Il nonno gli Perché gli portava, stavi sulle palle? perché gli portavo via il suo Ma gioiello. è giusto, ha fatto bene a E difenderla. dopo io ho portato avanti la mia posizione, è andato tutto bene. E quindi da qua è nata e qua ancora sono. E per quanto riguarda lei, non sarebbe più intenzionata a venire qua perché non ne ha più voglia. Io vengo giù a aprile, vernicio, monto tutto in maniera che lei a inizio giugno Trova venga tutto giù, trovi tutto fatto. Che fatto. bravo marito che sei. Non mi hai detto come è andato quel test col Mugello, però, scusami. Testa Poi ti lascio Mugello andare. è andato bene, ho detto mi piace, e lui mi disse: ok, c'è quella squadra che sta cercando un pilota. Era il team Gattolone, Andrea Merloni, andai là e per loro non sembrava vero, cioè. Avevano remora, cioè loro a chiedermi di partecipare con loro al Mondiale Superbike avevano timore. Essendo andato là io, essendomi offerto, che tra l'altro c'era di mezzo Giampiero Sacchi che Ciao Giampiero, aiutava Andrea certo. Merloni. L'ho visto una volta, Giampiero Sacchi lì, lo conoscevo già. Sì. Fatto l'accordo, ho detto bene, andiamo e per 3 anni sono rimasto lì, ho portato la squadra sempre più in alto. Per Andrea era più un gioco, diciamo, che un vero lavoro. Però con i meccanici Claudio Di Luzio e tutti gli altri lavoravo molto bene. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, abbiamo vinto 5 gare, quindi un Bello, team bellissimo. privato che va a vincere. 6 gare, There's 6 only gare. one Frankie Chili. There is only one. Frankie, ti lasciamo andare all'intervista con la Dorna, ti ringraziamo Grazie. per il tempo che ci Ma hai grazie a regalato. voi, è sempre un piacere, ma se dobbiamo parlare di tutta la mia vita ci vuole delle Ma difatti noi settimane. torniamo, fin quando sei aperto, torniamo Ah, a trovarti. io ho già cominciato un po' a chiudere, A ma smantellare. oggi ho dovuto ritirare fuori tutta la roba lavata Guarda che cielo che perché c'è a Misano. è Poi il stupendo. cielo di Misano sopra i Bagnotto e Nove Romina è molto Stasera bello. forse avrete occasione di vedere qualcosa di più Dai. bello. Se il tramonto è come dico io, il mare è piatto, colori che non. Basta che tu non mi chieda di baciarti perché No, io no, 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 purtroppo no, c'ho c'ho ancora già mia questo moglie, vizio. guarda. Va bene, Frankie, grande. Grazie mille. Ciao, Ciao ragazzi. grazie. Ciao.